Una mattina Miffy si affrettava ad andare a scuola e Snuffy le correva dietro perché sentiva l'odore di una deliziosa salsiccia che era nel cestino di Miffy. Miffy andava di fretta perché quel giorno ci sarebbe stata lezione d'arte e lei voleva fare un regalo per la festa della mamma. In classe c'era ogni genere di carta colorata e di stoffa e Miffy decise di fare una bella scatola per la collana della sua mamma. Lavorò sodo tutto il giorno, ritagliando dei pezzi di cartoncino blu. Li incollò e li piegò per fare una bella scatola. Poi prese un pezzo di carta di un rosso brillante e ritagliò un cuore e lo incollò sul coperchio della scatola. Tornando a casa, Miffy si fermò e mise la scatola blu nel cestino del pranzo, in modo che la sua mamma non la vedesse. Voleva che fosse una sorpresa. Nasconderò il regalo sotto il mio letto, pensò, e disegnerò degli indizi per la mamma su tanti pezzi di carta. Quando tirò fuori la scatola blu dal cestino del pranzo, Miffy notò che aveva un po' l'odore della salsiccia che aveva mangiato quel giorno. Anche Snuffy sentì quell'odore e venne a vedere cosa stava facendo Miffy. «Shh!» sussurrò Miffy. «Questo è un regalo segreto per la mamma!» Poi Miffy prese il suo album da disegno e fece un disegno su ogni foglio. Per primo fece il disegno di una scodella e lo mise sulla poltrona preferita della sua mamma. Poi fece il disegno del suo cesto dei giocattoli e mise questo disegno dentro la scodella. E per ultimo fece il disegno del suo letto e mise questo disegno nel suo cesto dei giocattoli. «Ora la mamma avrà degli indizi per riuscire a trovare il suo regalo», disse Miffy. «Sarà divertentissimo!» Il mattino dopo, Miffy disse: «Oggi è la festa della mamma. È il tuo giorno speciale, mamma. Perché non ti metti seduta comoda sulla tua poltrona preferita?» Quando la mamma vide il disegno della scodella sulla sua poltrona, si mise a ridere. «Lo so», disse. «Questo è un indizio e io devo andare a vedere nella scodella». Nella scodella vide il disegno del cesto dei giocattoli. E quando andò al cesto dei giocattoli, vide il disegno del letto di Miffy. Allora guardò sotto il letto di Miffy e Miffy sorrise, pensando a quanto sarebbe stata felice la sua mamma quando avrebbe visto quella bella scatola blu. Ma sotto il letto di Miffy non c'era niente, nemmeno un disegno. «Dove devo cercare adesso?» chiese la mamma di Miffy. Proprio in quel momento entrò Snuffy, scodinzolando e abbaiando felice. «Cosa ci hai fatto col regalo?» chiese Miffy. E Snuffy corse nella sua cuccia in giardino. La mamma guardò dentro la cuccia. Ed eccola lì la scatola. «Che bel regalo!» esclamò felice la mamma di Miffy. «Come sei stata brava a fare la scatola, Miffy! E come è stato abile da parte tua a nasconderla nella cuccia di Snuffy! Non mi sarebbe mai venuto in mente di cercarla lì», Miffy rise. Era stata una giornata speciale per tutti quanti. Un giorno il vento soffiava molto forte e a casa di Boris e Barbara Bear era stata lasciata una finestra aperta. Quando Boris tornò a casa dal lavoro nel bosco, rimase sorpreso di trovare la casa piena di foglie. «Barbara! Barbara!» gridò Boris. «Ti sei dimenticata di chiudere la finestra e ora la casa è piena di foglie!» Ma Barbara non era in casa. Dove poteva essere? Proprio in quel momento Barbara tornò con un cestino pieno di cose. «Ciao, Boris!» disse. «Ero al villaggio a fare la spesa. Ma ti sei dimenticata di chiudere la finestra?»
Guarda cosa è successo in casa. Il vento ha portato tutte queste foglie nel nostro soggiorno. Avresti dovuto ricordarti una cosa così importante. Oh, mi dispiace, Boris, disse Barbara Bear. Spazzerò fuori tutte le foglie. Ma non dovresti arrabbiarti tanto, perché anche tu ti dimentichi delle cose alle volte. Io non dimentico mai cose importanti, disse Boris Bear. Era ancora piuttosto arrabbiato con Barbara. Vado a trovare Miffy, disse. Ricordo di averle promesso di costruirle un capanno. Prese i suoi strumenti e le assi di legno e mise tutto nel suo carrettino. Guarda, disse. Mi sono ricordato di prendere tutto ciò di cui avrò bisogno in modo da poter fare il lavoro correttamente. Disse Barbara. Non disse niente di più e continuò a spazzare via le foglie, mentre Boris spingeva il suo carrettino verso il bosco. Quando arrivò a casa di Miffy, cominciò a costruire un piccolo capanno della misura giusta per il monopattino di Miffy. Ha un aspetto stupendo, disse Miffy. Grazie, Boris. Boris si sentì molto orgoglioso di aver fatto un così bel lavoro. Nel frattempo, Barbara Bear aveva finalmente finito di spazzare via tutte le foglie dalla casa e si sentiva molto stanca dopo aver lavorato così sodo. Rimise la scopa nel laboratorio di Boris, al suo posto. E cosa pensate che vide sul banco da lavoro di Boris? Una serratura e una chiave. Proprio in quel momento Miffy chiuse la porta del suo nuovo capanno, ma questa si riaprì di nuovo. La porta non rimane chiusa, Boris, disse Miffy. Ti sei dimenticato di metterci una serratura. Oh no, disse Boris. In quel momento apparve Barbara nel giardino di Miffy con qualcosa in mano. Era la serratura di una porta. Ti sei dimenticato questa, Boris? Chiese Barbara Bear. Pensavo che tu non dimenticassi mai niente di importante. Boris Bear era molto imbarazzato, ma Miffy disse: Oh no, anch'io mi sono dimenticata una cosa importante. Mia mamma mi aveva detto che avrei dovuto prepararvi una buona cioccolata calda per ringraziarvi per il nuovo capanno. E si misero tutti a ridere. Un giorno Miffy era molto eccitata perché dopo la scuola con il suo gruppo di danza avrebbe fatto le prove del nuovo balletto insieme alla zia Alice. Quando la scuola finì, tutti si incontrarono fuori. Arrivò Winnie, che era molto brava a girare su una gamba. Poi arrivò Melanie, che era eccezionale a fare le piroette. Ma dov'è Granty? Chiese Miffy. È la migliore a fare i salti. Proprio in quel momento videro Granty che arrivava. Ma Granty zoppicava. Oh no, disse Miffy. Cos'è successo, Granty? Perché zoppichi? È successo al parco giochi, disse Granty. Sono caduta dallo scivolo e mi sono slogata una caviglia. Riesco a malapena a camminare. Proprio in quel momento la mamma di Miffy arrivò con la macchina. Non preoccuparti, Granty, disse Miffy. Non dovrai camminare. Ti accompagnerà la mia mamma in macchina fino a casa di zia Alice. Lei sa curare le caviglie doloranti. Sì, disse la mamma di Miffy. Zia Alice conosce un sacco di cose utili. Così mamma Bunny partì in macchina con Granty. Miffy, Melanie e Winnie la seguirono a piedi.
Presero una scorciatoia attraverso i campi e arrivarono tutte insieme a casa della zia Alice in cima alla collina. «Mi stavo chiedendo che fine aveste fatto», disse zia Alice. «Quando venne a sapere che Granty si era fatta male, seppe esattamente cosa fare. Prenderò una pezza fredda e te l'avvolgerò intorno alla caviglia, Granty», disse la zia Alice. «Questo la farà sgonfiare». Granty si mise seduta su una poltrona con la gamba posata su un cuscino. Non le faceva male, ma era molto triste per non poter ballare con le sue amiche. Miffy, Winnie e Melanie si allenarono per il balletto, ma anche loro erano tristi perché Granty non poteva unirsi al gruppo. «Non siate tristi, ragazze», disse zia Alice, «non è così grave. Ho una crema speciale per la caviglia di Granty e penso che sarà pronta per ballare allo spettacolo che ci sarà a scuola la prossima settimana». Quando arrivò la sera dello spettacolo a scuola, tutti si chiedevano se Granty sarebbe stata davvero in grado di fare i suoi salti. Il sipario si aprì e partì una splendida musica. Per prima ballò Winnie sul palcoscenico. «Brava! Brava! Fantastica!» Poi venne Melanie con le sue splendide piroette. E Miffy seguì ballando come un cigno. Tutte aspettavano di vedere Granty. Winnie trattenne il respiro. Melanie chiuse gli occhi. Miffy espresse un desiderio. Poi arrivò Granty e fece tre grossi salti sul palcoscenico. Tutti applaudirono. «Brava! Brava! Brava!» Granty disse: «Non mi ha fatto per niente male, grazie alla zia Alice». Mamma Bunny aveva fatto dei deliziosi biscotti. Miffy ne stava portando un po' a Boris e Barbara Bear. Mentre camminava nel bosco, vide un uccellino su un albero. Alla base dell'albero notò che c'erano uno, due, un sacco di funghi. «E guarda», pensò, «ci sono molte nuvole bianche alte nel cielo». Si mise a contarle. «Una, due, tre. Oh, e ci sono anche delle belle farfalle. Una, due, tre, quattro. Che altro potrei contare?» Poi Miffy si ricordò che, superata la panca di legno, ci sarebbe stato ancora qualche albero prima di raggiungere la casa di Boris e Barbara Bear. Ecco la panca. Così cominciò a contare un albero, due alberi, tre alberi, quattro alberi, cinque alberi. Ed ecco che era arrivata. «Ciao, Miffy», disse Boris. «È un piacere vederti. Ma guarda il cielo. Ci sono delle nuvole molto scure lassù. E il vento sta diventando più forte. Penso che stia arrivando un temporale. Sarà meglio che ti riporti subito a casa. Ma ho portato dei deliziosi biscotti che ha fatto la mia mamma per te e Barbara», disse Miffy. «Non preoccuparti, potrai tornare a trovarci domani. E allora potremmo prendere tutti un tè con i biscotti». Così Boris Bear portò a casa Miffy. Presto il vento cominciò a soffiare più forte. Miffy era felice di essere tornata a casa al sicuro. Per tutta la notte Miffy sentì il vento che soffiava intorno alla casa. La mattina dopo il vento si era calmato. Ma quando Miffy guardò fuori dalla sua finestra, vide foglie e rami sparsi tutti a terra. All'ora del tè, Miffy chiese alla sua mamma se poteva andare di nuovo a trovare Boris e Barbara Bear. «Certo, cara», disse mamma Bunny. E Miffy partì.
Vide che anche nel bosco c'erano foglie e rami sparsi ovunque a terra. Quando raggiunse la panca, cominciò a contare. Un albero, due alberi, tre alberi, quattro... Ma non c'erano più alberi. L'ultimo albero era caduto durante il temporale. Miffy era scioccata. «Boris! Boris!» gridò. Boris uscì di corsa da casa. «Guarda cos'è successo!» Ma Boris non sembrava sorpreso di quello che vedeva. «Alle volte gli alberi vengono abbattuti dal vento quando c'è un grosso temporale, Miffy», disse. «Ma vieni con me!» E portò Miffy sul retro della casa. «Guarda, ogni anno pianto degli alberi nuovi e li faccio crescere un po'. Quando sono abbastanza grandi, li pianto nel bosco. Posso aiutarti a piantare un nuovo albero accanto agli altri?» chiese Miffy. «Naturalmente», disse Boris Bear. «Lo faremo subito». «Ora ci sono di nuovo 5 alberi», disse Miffy. E poi venne l'ora del tè e tutti gustarono i deliziosi biscotti. Un giorno Miffy stava tornando a casa da scuola, quando improvvisamente Snuffy la superò correndo e arrivò per prima alla porta d'ingresso. «Snuffy, corri molto più veloce di me», disse Miffy. «Non riuscirei mai a batterti in una gara». Mentre entrava in casa, Miffy ebbe un'idea. «Potremmo organizzare una grande gara di corsa con tutti i nostri amici», disse alla sua mamma. «Tu e il papà potrete venire ad assistere». Miffy telefonò per primo al suo amico Boris Bear. «Boris», disse, «voglio organizzare una gara, ma avrei bisogno di alcuni cartelli che indichino qual è il percorso da seguire». Boris disse, «Beh, io non sono molto bravo a correre, ma sarò felice di fare i cartelli con le indicazioni». Poi Miffy telefonò agli altri amici e disse loro della gara. Quando arrivò il gran giorno, Boris Bear aveva preparato tutti i cartelli. Li piantò tutti nel terreno per indicare la direzione giusta. Un cartello blu, un cartello giallo, un cartello rosso, un cartello verde e, per ultimo, un cartello bianco. Tutti i corridori si allinearono sulla linea di partenza. C'erano Miffy, Eggy, Melanie, Granty e anche Boris. Barbara teneva alta in aria la bandiera per dare il via alla gara. Gridò: «Pronti? Via!» e sventolò la bandiera. Partirono tutti, correndo più veloci che potevano. Chi avrebbe vinto? Prima passarono tutti dal cartello blu ed Eggy era in testa. Boris cercava di correre veloce, ma non era abituato a correre e presto rimase indietro rispetto agli altri. Poi passarono il cartello giallo. Ora c'era Granty in testa. Il successivo fu il cartello rosso e improvvisamente c'era in testa Melanie. Poi passarono il cartello verde e, guardate, ora era Miffy a condurre. Nel frattempo erano arrivati mamma e papà Bunny, ma avevano parcheggiato la loro macchina proprio di fronte al cartello bianco. Improvvisamente i corridori si fermarono e si guardarono intorno. Non sapevano da che parte andare perché non riuscivano a vedere l'ultimo cartello. Era nascosto dietro la macchina. Mentre si guardavano intorno, molto perplessi, Boris li raggiunse, sbuffando e ansimando, completamente a corto di fiato. Ma Boris continuò a correre, passò la linea del traguardo e Barbara sventolò la bandiera. «Sei tu il vincitore, Boris!» gridò. «Sono così orgogliosa di te!» Poi mamma e papà Bunny si spostarono con la macchina per andare a congratularsi con il vincitore.
Appena si furono spostati, tutti gli altri corridori poterono finalmente vedere l'ultimo cartello bianco e cominciarono a correre più veloci che potevano. Miffy arrivò per prima alla linea del traguardo. Ma naturalmente era arrivata molto dopo Boris. «Come hai fatto a trovare la direzione giusta, Boris?» chiese Granty. «Nessuno di noi riusciva a trovarla». «Beh, sapevo dov'era il cartello perché l'ho messo io lì», disse Boris. «Ma Boris», disse Barbara, «questo non è giusto nei confronti degli altri». «Ma io non ho partecipato alla corsa per vincere», disse Boris Bear. «Sono semplicemente felice di essere riuscito a finire la gara. È Miffy la vera vincitrice». Tutti applaudirono e risero, perché la gara era stata molto divertente. Miffy, Miffy, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snuffy, Granty, Boris e anche Paul.